si è accorciato a distanza del 2-1 e la squadra avesse ancora qualche timore. Allora, considerato che hai detto devo conoscerli, devo cercare di imparare anche in questi primi giorni di lavoro, passata una settimana in più, questo problema psicologico della squadra a che cosa è dovuto? Io credo che sia un problema psicologico della gente in generale, perché se sento fare questi ragionamenti vuol dire che già la gente ha questo tipo di atteggiamento, e questo non è positivo. Quindi spesso e volentieri si cercano come dire, delle giustificazioni, delle motivazioni in determinate situazioni, ma già partendo da un presupposto che è lo stesso, che è negativo. Quindi questo tipo di atteggiamento devono cominciare a non averlo coloro che vengono allo stadio, e chiaramente subiscono un po' determinate situazioni vissute. Però credo che la squadra domenica comunque abbia reagito bene, c'è stato anche quel pizzico, come dire, di situazioni fortunate, vogliamo anche metterlo in questo senso, che secondo me sono il frutto di un atteggiamento comunque positivo, perché quando tu sei estremamente negativo, anche in quelle situazioni dove sono a mezzo e mezzo, spesso volentieri ti giocano contro, invece alcune cose sono state favorevoli, proprio perché credo che la squadra abbia avuto questo tipo di impatto iniziale, e che poi in momenti dove si è fatto soffrire ha sofferto anche, però dopo ha riproposto ancora. Quindi questo è il primo, come dire, gradino che siamo riusciti a salire. Adesso ce ne sono tanti altri da dover scalare, e di volta in volta cercheremo di sopperire quelle che possono essere determinate lacune. A proposito di gradini, il Parma è un gradino, il Parma è un gradino sopra al Bologna, no? Quindi è Bologna che deve rincorrere. In un derby, che è una partita difficile, speciale, come hai detto tu prima, ci si può accontentare o bisogna andare là e imporsi? Dipende cosa ti amiresti. Ti amiresti per un pareggio e una partita giocata bene? O no, se io gioco una partita bene, perché devo firmare per un pareggio? Se gioco una partita bene, la partita giocata bene, vuol dire che mi apre una prospettiva che non può essere quella di accontentarsi di un pareggio. Poi magari può anche venire fuori un risultato negativo, però firmo per una partita giocata bene. Poi dopo quello che sarà il risultato lo valuteremo alla fine, ma questo è l'obiettivo, quello di fare una buona partita. Semplicemente. Domanda che buttava le basi per una domanda successiva, cioè operazioni di mercato. Buon risultato all'esordio, il presidente che ha fatto determinate dichiarazioni anche recentemente, si punta veramente a qualcosa di più? Si punta a costruire qualcosa di più, questo sicuramente. Adesso, vi ho detto una settimana scorsa, voglio capire, rendermi conto di quello che è il materiale umano che ho a disposizione, umano e tecnico, e questo mi darà assolutamente delle indicazioni importanti da qui quando si chiuderà il discorso del mercato. Qualcosa è già stato fatto con Jonathan che è arrivato, e vediamo adesso nella prossima settimana come saranno gli sviluppi, ma non credo e non penso, e credo che sia anche sbagliato pensare solo in funzione del risultato domenicale per quello che si può poi ragionare per il futuro. Quindi le idee le abbiamo, le abbiamo fatti di ragionamenti in questi giorni con il presidente, col direttore, quindi laddove è fattibile, in funzione anche di quelle che sono le possibilità del Parma, compatibilmente con quelle che sono le possibilità del Parma, e sapete quali sono, insomma, voi meglio di me, anche in funzione di un mercato che è di un periodo che non è facile e semplice per nessuno, quindi quelli che sono gli obiettivi che noi abbiamo individuato cerchiamo di centrarli, indipendentemente dal fatto che domenica possa andare la partita più o meno bene. Grazie. A voi.